Siamo venuti a Milano per conoscere una vettura veramente molto interessante che diventerà sicuramente il desiderio di molti, molti giovani, perché è quello il target a cui punta Mercedes-Benz, perché se in parte abbiamo la CLS, che effettivamente è una vettura che sfiora i 100.000 euro, in questo caso la nuova arrivata è la CLA, che si affiancherà alla CLA Short in Break attesa al Salone di Ginevra, che andremo a vedere nei prossimi giorni. Una vettura che avrà un prezzo all'incirca sotto i 40.000 euro, perciò un prezzo d'attacco veramente molto interessante per un prodotto di altissima qualità. Ma conosciamola nel dettaglio per capire quali sono le differenze rispetto al modello uscente. Intanto qua abbiamo una piattaforma completamente nuova, guardate il frontale che ovviamente riprende gli stilemi delle ultime Mercedes, ricorda in effetti la nuova classe A dal quale deriva, con una lunghezza di 468 cm, effettivamente è una dimensione importante che magari in qualche garage potrebbe rimanere un pochettino stretta, ma il fascino di questa vettura, questa effettiva coupé a quattro porte, si fa notare come. Notiamo per esempio nelle fiancate che spariscono tutte le nervature, ricordando anche le Mercedes, le frecce d'argento dei primi anni del secolo, che non avevano assolutamente nessuna nervatura, erano lisce, sembravano delle frecce, delle cuspidi che tagliavano il vento, come in questo caso. Vedete, abbiamo una nervatura solamente nella parte inferiore, nel brancardo, che serve un pochettino a spezzare la linea, ma il fascino di questo rigonfiamento, di questa muscolatura che va fino in fondo, effettivamente si fa notare. Abbiamo finestrini senza cornice, come si addice alle coupé di miglior qualità, e ovviamente nella zona posteriore cambia totalmente tutto, perché qua è il richiamo maggiore verso la CLS, infatti si assomiglia molto, però ho notato che la forma del fanale ad esempio riprende la stessa forma del fanale anteriore, ovvero con questo andamento decrescente, dove appunto troviamo una tecnologia full LED come del resto anche nella parte anteriore. Niente targa nel baule, lo troviamo nello scudo paraurti per lasciare in bella evidenza il simbolo Mercedes. Una linea molto aerodinamica, infatti abbiamo un CX di 0,23 che è un record assoluto per le berline oggi in commercio. Andiamo a vedere altri dettagli di questa interessante vettura che riprende anche l'MBUX con nuove tecnologie che vengono abbinate, come ad esempio il gestual control. Semplicemente potete interagire con l'MBUX anche con i gesti, come succede su altre vetture, ma in questo caso Mercedes ha fatto uno step in più, perché si può connettere addirittura con i dispositivi domestici per avere, diciamo, una connessione completa con la vostra abitazione, o viceversa, attraverso la vostra abitazione, con quegli apparecchi che interagiscono con tutte le funzioni dell'abitazione, potete sapere magari quanta benzina c'è all'interno, o accendere la vettura, o accendere il riscaldamento preventivamente. Andiamo a vederla un attimo nel dettaglio. Qua vi faccio notare anche che mancano le coppe con il simbolo Mercedes. Non è un errore, semplicemente che questa è una preserie, perché siamo qua a Milano per un'anteprima europea ed è veramente una cosa molto emozionante vederla per la prima volta. È una vettura che chiaramente conosceremo maggiormente nel dettaglio quando andremo a provarla e quando ci sarà l'occasione di salire a bordo durante i media drive. Comunque vi ricordo che sarà appunto al Salone di Ginevra anche nella versione Short in Break, forse la più attesa. Un altro punto a favore di questa interessante berlina è sicuramente l'abitabilità interna, perché nonostante sia molto bassa, anche le persone di una certa altezza possono trovare spazio sia per le gambe che per la testa senza tanti problemi. Anche quelli seduti dietro, ovviamente, comodamente possono stare due persone adulte, centralmente c'è un tunnel un pochettino pronunciato che ruba spazio alle gambe. Comunque le comodità non mancano, perché abbiamo delle bocchette dell'aria, delle prese USB e di corrente per alimentare i device. All'interno, come vi dicevo, la qualità regna sovrana, con delle finiture di altissimo pregio, a partire dalla pelle, dai materiali pregiati, ma soprattutto quelle illuminazioni che sono diventate quasi cromoterapia all'interno della vettura, perché vi fanno sentire a proprio agio con dei giochi di luce realizzati con dei diodi e delle fibre ottiche. Comunque, per conoscere nel dettaglio vi invito ad andare sul nostro sito www.showcar.news e seguire le dirette che faremo dalla settimana prossima al Salone di Ginevra 2019. Alla prossima!